Superata la prova di iniziazione non è tutto in discesa, anzi è proprio ora che inizia il vero lavoro. Perché se con la prova gli fai capire che il coraggio non ti manca, poi la loro fiducia e il loro rispetto vanno guadagnati. Così, dopo aver acceso una canna, inizia il racconto su come si agisce sul campo, nella vita vera. Ma è un discorso strano perché tutte quelle nozioni sono accompagnate da ben altri aspetti che un po' stabiliscono le regole del gruppo e un po' suggeriscono cosa c'è dentro a questi piccoli Lupin che mi stanno davanti. Certo, a nessuno piace essere additato come criminale e appena accade il bisogno di sentirsi, o quantomeno mostrarsi, una brava persona e forte. Per di più, in tutto questo ne esce una solidarietà incredibile. Così Alex inizia la lezione. Regola numero 1, fondamentale, ascoltami bene. Se rubi a qualcuno che sai o è evidente che fa fatica coi soldi, sei un infame. E oltre a non far più parte del gruppo, prendi botte. Perché fai un doppio casino, oltre a mettere in difficoltà ancora di più una persona, non metti in difficoltà un'altra che se lo meriterebbe di esserlo. E la vecchia? Ti sembra una che conta gli spicci della pensione? Direi proprio di no. Ecco, appunto. Noi facciamo in modo di borseggiare gente ricca e questo ha due vantaggi. Il primo è che non gli crei grandi danni. Il secondo lo sai? Il guadagno assicurato. Se hanno tanti soldi... Sveglio, ragazzo. Però, caro mio, devi stare attento. Se ti avvicini a un ricco conciato così, la prima cosa che fa è controllarsi il portafoglio. Ah, a questo proposito, ci siamo tenuti qualche orologio bello tirato via un gruppo di babbi ubriachi marci un annetto fa. È come se fosse la nostra divisa da lavoro. Ah, una camicia buona ce l'hai, no? Sì, sì. Oh, bene, allora possiamo continuare. E ricordati che agli occhi degli altri l'abito fa il monaco. E non è importante solo per rubare, ma è fondamentale se vuoi sopravvivere in questi giri. Ma di questo ne parleremo poi. Giusto, Jonathan. Ora, mentre io faccio due tiri, Alberto ti spiega il santo graal del borseggio. Sì, ma non finirla, eh? Allora, Cesare, devi sapere che l'attenzione dell'uomo è molto particolare. È come se ognuno di noi fosse in mezzo al buio con una torcia in mano. Ovviamente può vedere solo dove la torcia illumina. Oh, poeta! Non rompere le palle e lasciami spiegare. Allora, tu devi agire nella zona d'ombra e devi stare attento che la vittima non sposti l'attenzione su di te. Quindi, oltre ad avere un tocco leggero, devi anche muoverti a seconda della situazione. Sì, a volte basta essere discreti. Altre bisogna che tu o un tuo compare tenete l'attenzione altrove. E comunque c'è una categoria di persone con cui vai sul sicuro. Gli ubriachi. Ma non sono pericolosi. Hai paura. Non c'entra niente la pericolosità. Non capiscono quello che gli succede intorno e se li tocchi piano non sentono niente. Va bene, però le strade normalmente non sono piene di ubriachi che girano. C'è un posto pieno di gente ubriaca e c'è tanto casino che aiuta sempre. Ormai è diventato il nostro ufficio, la discoteca. Io non ero mai stato in discoteca ed ero forse più in ansia per quello che per la mia prima volta sul campo. D'altronde sono buoni tutti a derubare la vecchietta di turno, ma qui si sale in Serie A, non ti può non prendere il timore di non essere all'altezza. Ma poi, quando senti l'adrenalina salire, ti viene in mente che è la prima volta, e come ogni prima volta sai che te la ricorderai per tutta la vita e cerchi di godertela. Così, per la prima volta, entro in questo particolare ufficio. Vuoi toglierti il dente, che ti guardi così intorno? Sì, sono un po' teso. Però non ti ricordi un cazzo di quello che abbiamo detto al parco? Se fai così sei sospetto. Scusa. Vabbè, lo vedi quel tipo ubriachissimo vicino alla prima colonna? Quello è il primo livello. Se lo superi, bene, vai avanti, come nei videogiochi. Jonathan verrà con te. È arrivato il momento, però non sembra un compito difficile. Così io e Jonathan ci avviciniamo belli antisgamo facendo finta di cercare qualcuno e lo raggiungiamo. Ora sono in ballo e quando sei in ballo devi ballare. Ed è proprio quello che facciamo, ci mettiamo a ballare proprio dietro di lui perché il portafoglio lo teneva nella tasca dietro dei pantaloni. Così gli mollo una bella pacca sul culo per vedere se reagisce. Niente. È il momento giusto. Mi avvicino ancora un po' cercando di far finta che sia colpa della folla che spinge. Aspetto ancora un attimo e poi con l'indice e il pollice gli afferro il bordo del portafoglio. Si sfila come se fosse spinto da una molla.